Buongiorno, oggi è mercoledì 29 aprile. Allora, oggi proverò, vedete già alle mie spalle, la scritta L'ecosistema del mare. Sapete, il mercoledì noi facciamo scienze e geografia. Voglio vedere se riusciamo a fare tutte e due le materie in un unico video, però per fare questo ho un massimo di 15 minuti, perché questo programma che io utilizzo, che si chiama Screencast-O-Matic, quello in cui posso essere presente, diciamo, in questa finestrella mentre faccio vedere quello che ho sullo schermo, consente al massimo 15 minuti. Quindi, come si dice, bando alle ciance, mi rimpicciolisco e vediamo l'ecosistema del mare. Allora, qui leggendo, avevamo visto l'altra volta questa pagina precedente in cui si parlava del mare e si iniziavano a dire quali sono gli abitanti del mare. Qui c'è questa pagina doppia in cui c'è il disegno che mostra un fondale marino in cui si vedono i vari componenti dell'ecosistema marino. Ecco qua, mi metto qua. E qui adesso, nella pagina che vediamo adesso, ci mostra proprio questo ecosistema. Ecosistema, come avevamo detto più volte ormai, è un ambiente, sono degli ambienti in cui tanti, sia esseri viventi che elementi non viventi, stanno insieme per permettere la vita in questo stesso ambiente, cioè nell'ecosistema del mare. Allora, se noi pensiamo quali sono gli elementi non viventi che stanno nel mare, beh, il più importante di tutti è l'acqua. Però c'è anche un elemento che magari vediamo un po' meno, che sta presente dentro il mare, che è il sale. Il sale che è presente dentro il mare, non lo vediamo, però non è un caso che ci sono pesci o altri animali, esseri viventi, che vivono nel mare e non potrebbero vivere in un lago o in un fiume, e viceversa. Quindi anche il sale è molto importante come elemento nutritivo, comunque come elemento che è presente nell'acqua. Nell'acqua c'è anche se in maniera diversa da quello che noi respiriamo nell'aria, c'è ossigeno dentro l'acqua e i pesci riescono a ricavare l'ossigeno in maniera diversa da come lo ricaviamo noi. Noi lo ricaviamo attraverso i polmoni, loro attraverso dei buchetti che hanno sul corpo che si chiamano branchie. Comunque anche loro hanno bisogno di ossigeno, così come le piante che stanno nel mare, come le alghe che vedete qui, hanno bisogno di ossigeno. Hanno bisogno anche di luce, luce marina, che man mano che si scende più in profondità è sempre di meno. Ci sono delle parti dei cosiddetti abissi marini, cioè delle parti più profonde del mare, in cui praticamente la luce non c'è. E quindi non ci sono piante, come vedremo più avanti. E poi c'è il fondale, cioè la sabbia, le rocce e così via. Questi qua sono tutti elementi non viventi che fanno parte dell'ecosistema del mare. Invece, quando andiamo a parlare dei viventi che ne fanno parte, c'è sempre la solita, tra virgolette, catena alimentare, che parte dai produttori, come le piante che stanno sul fondo marino. Le alghe, ma non solo sul fondo, ci sono anche alghe che non sono legate a un fondo, non hanno radici, ma diciamo stanno comunque nel mare senza essere attaccati a un fondale. Poi i consumatori primari, cioè quegli animali che si nutrono delle piante, come diversi pesci, ricci di mare e così via. Consumatori secondari, che sono dei carnivori che si nutrono di altri animali, cioè come per esempio di altri pesci come i delfini, come si sa, come si dice anche nel proverbio, il pesce più grande mangia il pesce più piccolo. Quindi il pesce grande come la balena mangia tutti gli altri pesci più piccoli. E infine i decompositori, che sono quelli lì che si nutrono di resti di animali o vegetali ormai morti e che, come sulla Terra, sono molto importanti, altrimenti tutti questi resti di animali e di vegetali si accumulerebbero. Allora andiamo a leggere. L'ecosistema del mare. Dove il mare è poco profondo
e arriva la luce del sole, ci sono vegetali, come l'erba acquatica chiamata Posidonia, numero 6. Sono le alghe che noi vediamo anche, insomma, nei mari vicino a noi. E tra l'altro, a noi non piace, ma magari fare il bagno dove ci sono le alghe. Però, quando ci stanno queste alghe, vuol dire che quel mare è pulito. O come le alghe, alcuni grandi, come la lattuga di mare, numero 7, altre piccolissime. Nell'ecosistema mare, questi sono i produttori, quindi abbiamo detto i vegetali, vegetali sono i produttori, che possono essere grandi oppure molto piccoli. I consumatori primari sono animali che si nutrono di vegetali, come le salpe, numero 8, dove è il numero 8? Eccolo qua, salpe, oppure molti ricci di mare, numero 9, eccolo qua il riccio, si nutrono di vegetali. I consumatori secondari sono carnivori come i delfini, numero 10, e i polpi, numero 11, e onnivori come i coralli, numero 12, no, coralli, questi qua, il numero 5 sono i coralli, che avevamo già detto l'altra volta che a noi possono sembrare dei minerali, tanto è vero che si fanno le collane con il corallo, mentre in realtà sono esseri viventi. E anzi sono considerati ancora più strano, nemmeno dei vegetali, ma sono considerati degli animali. Questi animali, appunto il corallo, si nutrono del plancton, che è questo qua, numero 12. Che cos'è questo plancton? Andiamo a vedere. Plancton è l'insieme degli esseri viventi, piccolissimi, animali e vegetali, trasportati nell'acqua del mare dalle correnti. Diciamo che è un po' come se noi, diciamo, fuori dall'acqua abbiamo degli animali molto piccoli, come anche i cosiddetti microrganismi, che possono essere o completamente invisibili a occhio nudo, oppure magari sono visibili ma sono molto molto piccoli, come, che ne so, i moscerini. Nell'acqua anche ci sono questi esseri viventi molto piccoli, che si chiama plancton. Una cosa strana è che sono molto piccoli, ma addirittura un animale enorme, come la balena, si nutre in gran parte di questi microrganismi. Le basta aprire la bocca molto grande, e si nutre di tutti questi minuscoli microrganismi. Questo, abbiamo detto, avviene dove il mare è poco profondo, perché ci sono dei vegetali. Dove invece abbiamo, insomma, il mare è molto più profondo, i cosiddetti abissi, la luce solare non arriva. Quindi, siccome non arriva la luce solare, noi sappiamo che le piante hanno bisogno di luce, quindi non ci sono piante, non ci sono vegetali. Leggiamo. Negli abissi, dove il mare è così profondo che la luce solare non riesce ad arrivare, non ci sono produttori. Questo è il regno di predatori. Chi sono i predatori? I predatori sono animali che si nutrono di altri animali, come i pesci abissali, numero 13, pesci abissali come questo qua, che stanno, come lo vedete, viene stato disegnato sul fondo marino, quindi perché sta nella parte più profonda, e di altri esseri misteriosi. Perché misteriosi? Perché sono talmente profondi che gli esseri umani quasi non li conoscono, è un mondo quasi più sconosciuto di un altro pianeta. Il fondo marino, che abbiamo detto può arrivare anche a migliaia e migliaia di metri di profondità, è per gli esseri umani completamente sconosciuto. Siamo andati sulla Luna, addirittura, abbiamo mandato delle astronavi e sono andate sulla Luna, però mai nessun essere umano è andato sui fondali marini più profondi, perché sarebbe dei posti anche proprio dove non solo non è possibile la vita per gli esseri umani, ma addirittura è quasi impossibile mandare anche degli strumenti come i sottomarini. I sottomarini non arrivano fino alle profondità maggiori, quindi per questo sono animali molto, molto misteriosi, come per esempio il calamaro gigante. Voi avete presente i calamari, quelli che si mangiano anche, sono molto buoni,
non li facciamo con la frittura di calamaro. Però quelli che mangiamo, che conosciamo noi, sono piccoli, magari così. Invece questi qua sono cosiddetti calamari giganti che possono essere lunghi anche molti e molti metri, che è il più grande invertebrato. Invertebrato sono quegli animali che non hanno la colonna vertebrale presente sulla Terra. Però vi potrete chiedere, se non ci sono i produttori, di che cosa si cibano gli abitanti degli abissi? Quindi o sono appunto predatori, cioè che mangiano altri animali, oppure molti di essi sono decompositori, perché si nutrono dei resti degli organismi che popolano strato d'acqua superiore e che dopo la morte cadono verso il fondo. Cioè, immaginiamo che un animale come un delfino mangi un altro pesce, diciamo che non tutto riesce a inghiottirlo in un sol boccone, quindi magari lo mastica a poco e pezzi di questi pesci che sta mangiando cadono verso il fondo e quindi ci sono questi animali degli abissi che stanno lì, come dire, a raccogliere le briciole e quindi molti di essi si nutrono dei resti di ciò che viene dagli animali delle parti superiori del mare. Quindi abbiamo due ecosistemi all'interno del mare, quello dove ci sono le piante, perché arriva un po' di luce del sole, e quello invece dove le piante, quindi i produttori, non ci sono perché non arriva la luce del sole e quindi è proprio un altro ecosistema. Allora, l'esercizio che vi chiedo di fare qui è abbastanza semplice. Dice: osserva il disegno e individua una rete alimentare. Che cos'è una rete alimentare? Ad esempio, la rete alimentare è il coniglio mangia l'erba, la volpe mangia il coniglio e poi gli insetti si nutrono dei resti della volpe. E quindi sono l'erba che è mangiata dal coniglio è il produttore, il coniglio che mangia l'erba è il consumatore primario, la volpe che mangia il coniglio è il consumatore secondario e infine gli insetti che mangiano la volpe una volta che è morta sono i decompositori. Allora, questa rete esiste ovviamente anche nell'ecosistema del mare, quindi il vostro compito adesso è quello di individuare questa rete alimentare. Quindi avevo detto che dovevamo fare 15 minuti soltanto per tutti e due gli argomenti, che sono per quanto riguarda scienze e il mare, per quanto riguarda geografia invece è la flora e la fauna della collina, invece non ci siamo riusciti perché sono passati già 13 minuti. Quindi adesso farò un altro video che sono su flora e fauna in collina. Solo per dirvi che queste due pagine sull'ecosistema del mare stanno a pagina 160 e 161 di discipline, che sono quindi da leggere. Ciao, a fra poco!